Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Federica Caracciolo e grazie all'associazione Cuori Circuito, Ampiafori e lo Spazio Scintilla oggi siamo qui per parlare della riforma costituzionale. Inizieremo con la proiezione di un documentario su Piero Calamandrei, prodotto da l'Ampi di Cinisello Balsamo. Dopodiché interverrà l'avvocato Mario Giambelli, che è un esperto in diritto costituzionale. E poi procederemo con un dibattito e con un aperitivo. A questo punto volevo invitare, però, prima di iniziare il tutto, volevo invitare altro calcilese, uno storico, che ci vuole dire due parole, visto che stanotte è morto Fidel Castro. Non è molto facile parlare di Fidel Castro, parliamo della scomparsa di un grande protagonista della storia del XX secolo, soprattutto della liberazione di un popolo che ha raggiunto praticamente la sua liberazione dopo essere stato oppresso dall'imperialismo, un popolo che nel 61 ha respinto anche l'invasione imperialista degli americani, un popolo che è stato il primo popolo dell'America Latina libero dall'analfabetismo, che ha rappresentato un esempio per tutti i paesi dell'America Latina e per tutto il mondo, e il popolo che ha espresso anche il grandissimo Ernesto Che Guevara. Ora, ci sarebbero tante cose da dire, quindi non ci si può dilungare all'interno di un'iniziativa di altro tipo, però vorrei ricordare come questa lotta fra Cuba e gli Stati Uniti è stata come la lotta di Davide contro Golia, come il piccolo che ha affrontato il gigante. Ricordiamo che gli Stati Uniti d'America hanno provocato a Cuba più di 3.000 morti. Senza dichiarare guerra a Cuba, gli Stati Uniti hanno provocato con una serie di attentati, addirittura introducendo dei bacilli che hanno causato delle malattie terribili come il dengue emorragico, che ha fatto morire tanti bambini a Cuba. Una politica criminale, per questo parlavo di Napolitano, perché mi è venuto in mente che il signor Napolitano è un amico di Kissinger, noto criminale di guerra, e ha avuto il coraggio anche di esaltarlo, dicendo: purtroppo non ci sono più statisti come Henry Kissinger. Ecco in mano a chi siamo, e qui ci possiamo collegare anche alla questione del referendum e questa banda, su cui dico solo due parole. Abbiamo visto la banda del signor Vincenzo De Luca, a che livello sono arrivati? Offrigli una fettura di pesce, ma devi portarmi 4.000 voti. Questa è la gente che oggi governa l'Italia. Io, ascoltando questo audio, che è stato riportato dal Fatto Quotidiano, mi sembrava di vedere quei film, sapete, quando Al Capone riunisce tutti i bravi e dà le direttive. Ecco, va bene, salutiamo Fidel Castro, grande bandiera della lotta antiimperialista. Come dicono a Cuba, muerte a los Yankees, hasta la vittoria siempre. All'iniziativa di un gruppo di studenti universitari e medi, fu organizzato a Milano, nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria, un ciclo di 7 conferenze sulla Costituzione italiana, invitando insigni cultori del diritto ad illustrare, in modo accessibile a tutti, i principi morali e giuridici che stanno a fondamento della nostra vita sociale. Il corso è stato inaugurato e concluso da Piero Calamandrei, e non senza nostra viva commozione, egli ritorna oggi tra noi con la sua eloquenza nobile pur semplice, con dottrina profonda, scientificamente serena e civilmente incitatrice. La parola del maestro indimenticabile suona oggi ancora come un altissimo richiamo all'impegno scientifico e morale di tutti i giovani che si apprestano ad una sempre rinnovata battaglia di civiltà, di progresso, di libertà. Ecco la parte sostanziale di ciò che gli disse introducendo il corso e precisando i fondamenti storici della Costituzione. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E se non hanno mezzi? Allora, nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più
segnativo per noi che siamo a declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti a voi. Dice così: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, questa formula corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale. Non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messe, è vero, a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. E allora voi capite da questo che la nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere? Quanto lavoro vi sta dinanzi? La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova? Bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, l'indifferentismo. E io quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia sorellina, qualche uno di voi conoscerà, i tre due migranti, due contadini che attraversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era un ramo di vasca con delle onde altissime. Di rosca oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda a un marinaio: ma siamo in pericolo? E questo dice: se continua questo mare tra mezz'ora
quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni, che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro... di non provarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. La Costituzione, vedete, è l'affermazione scritta in questi articoli, che dal punto di vista letterario non sono belli, ma è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se va a fondo del tutto, questo partimento. È la carta della propria libertà, la carta per ciascuno di noi della propria dignità d'uomo. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, mettervi dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, questo è una delle gioie della vita, rendersi conto che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia e del mondo. Ora vedete, io ho poco altro da dirvi, in questa Costituzione di cui sentirete fare il commento nelle prossime conferenze, c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie, sono tutti sfociati qui in questi articoli. E a sapere intendere dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. E quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie, ma questo è marxismo, questa è la voce di marxismo. O quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ma questo è caduto. O quando io leggo nell'articolo 5 la Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, ma questo è Catania. O quando nell'articolo 52 io leggo, a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, l'esercito di popolo, ma questo è bello. E quando leggo all'articolo 27 non è ammessa la pena di morte, ma questo, o studenti milanesi, è beccaria. Grandi voci lontani. Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti
soldati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte a superare. Quindi quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta. Questo è un testamento. Un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne, dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate io giovani col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.